E adesso continua la settimana in compagnia del coro Francesco Paolo Tosti di Francavilla. E allora eccoci tornati dopo altri brani qui al Mumi di Francavilla al Mare a farci compagnia in questa intervista Elisa Minnillo, che è la presidente del coro Francesco Paolo Tosti. Presidente, mi hanno detto 30 anni di attività, davvero complimenti. No, 30, 35. Ah, avete toccato quindi ultra trentennali. Sì. Ultra trentennali, orgogliosamente ultra. No, no, vabbè, però belli vispi, belli vivi, sì. C'è tanta... No, per quello sì, per quello sì, tutte persone molto volenterose e cerchiamo di portare avanti la cultura della tradizione, di quello che una volta eravamo, no? Per sapere perché chi una siamo... volta, Presidente? Perché per sapere quello che siamo oggi dobbiamo sapere quello che eravamo prima. Okay. E non dobbiamo cambiare più di tanto, no, forse. Assolutamente, questo, oddio, ci dobbiamo adeguare ai giorni. Evolvere un pochettino, certo. Ma senza abbandonare la provenienza, insomma, soprattutto a livello culturale e storico. Senz'altro. Comunque è un pochino, secondo me, molto difficile ora portare avanti un'associazione del genere, perché come tutti i cori, ma specialmente noi che abitiamo sulla costa, non c'è, come si dice, il ricambio? Il ricambio. I giovani. È un problema che riscontro ovunque, devo dire la verità. Sì. Perché, Presidente? Perché i giovani non si avvicinano. Questo forse verranno, diciamo, lo capiranno forse come ho capito io intorno ai 30-40 anni forse. Ma è un peccato, è veramente un peccato. Noi abbiamo per 4 anni, mi sa, consecutivi abbiamo fatto una,
un progetto con la scuola media elementare Masci, comprensivo Masci qui a Francavilla, e abbiamo creato un coro di bambini. Questo era quello che auspicavo ad inizio percorso, entrare nelle scuole ed insegnare un qualcosa di diverso, e legandoci poi anche aspetti sociologici, antropologici, appunto culturali e storici, partendo da una sonata, da una cantata. Una sonata, infatti, è quello che abbiamo fatto, però comunque sia non abbiamo riscontrato questa affluenza di bambini. Non avete centrato l'obiettivo? No, no. I ragazzi vanno, diciamo, in discoteca, hanno altri tipi di... altri generi. Sì. Però devo dire che ben venga maestri come Enrico Melozzi, che se lo fa lui va tutto bene. Assolutamente. Sta riportando già dall'anno scorso, c'è questa, come si dice, ci si avvicina di più al canto popolare. Lui lo fa in un modo diverso, molto più per i giovani, forse un pochino... È più accattivante. Molto più accattivante. Ha contaminato con una chiave moderna quelli che erano i canti e i cori tradizionali. Però l'importante è arrivare, l'importante è far conoscere. Poi, intanto ha aperto un portone, non una porta, poi staremo lì a vedere chi sarà pronto ad intrufolarsi dentro. La fortuna ne va con il a me, ma mi fatta non sposare a me, perché bello da bambazzi. Ma se sa, quando si va al lavoro che si sa, arriva da un americane a rubarsi il giudito a me. Il bambazzi, così ruba un elogio, e c'è pensato di la capa di divertirsi. Se tu bambà, cada lui la vita, e si da me, Ci da fa, la fortuna non è molto come non ha, mi faceva una casa a me, di portarci all'amore me. Ma le sì, già le pingevi via che per coprì, che è venuto in un terremoto, ha sbagliato la fatica a me. Presidente, io sento un accento particolare. Ha vissuto sicuramente non tutta la sua vita in Abruzzo, però il richiamo della terra d'origine è forte. Devo dire che sono nata qui in Italia, però poi da piccolissima, avevo un anno, quando ci siamo trasferiti in Australia, perciò io tutta la mia gioventù l'ho fatto lì. E devo dire che nell'attimo in cui siamo ritornati qui, forse, come ve lo posso spiegare, l'ho sentito più vicino, no? Ancora più forte. La curiosità di sapere, di conoscere,
come i miei nonni, come facevano i nonni, ma di tutto, sia le canzoni, sia i costumi, che noi non abbiamo il costume, quello originale, per l'amore di Dio. Ma, ottima riproduzione, devo dire, davvero. Ma costano, lo so, costano, ce lo dicono in tanti. Perciò c'è, costano nel senso farlo quelli originali. Perciò sono entrata proprio nel coro, proprio perché mi piaceva. Proprio perché forse voleva ritrovare, presidente, il suo passato, sì, l'origine, e sì, quindi sì, ha avuto un richiamo più, sì, più forte. Più forte. A proposito di cori, un evento che ricorda con piacere, un aneddoto particolare che è accaduto nel momento in cui avete partecipato ai tanti festival oppure ad esibizioni particolari, ecco, se ricorda un aneddoto, un fatto specifico che può raccontarci. Certo, allora io ricordo il primo anno di presidenza, quest'anno è 13 anni che sono presidente. Mamma mia, sempre riconfermata. Sì, tranne che l'anno scorso mi sono preso un anno di ferie. Un anno sabbatico, però insomma 13 però anni sono quello, tanti. Però anche quello è servita per ricaricare le batterie. Anche perché la vedi con occhi diversi. Infatti il presidente non dovrebbe cantare, ma dovrebbe fare solo il presidente. Io sono... No, ma tutti i presidenti devono metterci. Quelli, di solito quelli nel mondo del calcio, i presidenti non giocano, ma i presidenti delle associazioni culturali devono essere, devono stare sul pezzo, sempre e comunque. Comunque, quello che io mi sento più mia era il primo anno di presidenza. Siamo andati in Grecia, ho organizzato questa, perché c'era un festival internazionale a Salonicco, perciò sono stata anche diciamo avvantaggiata perché lì si parlava in inglese, allora c'è anche l'interprete, facevo anche da interprete, e mi ricordo benissimo un giorno prima della dell'esibizione loro ci ridono su, però ho ricordato loro che noi siamo italiani, che rappresentiamo in quel momento rappresentavamo l'Italia e l'Abruzzo. Fieri, un doppio onore. Sì, fieri di essere abruzzesi. Fieri. Infatti, e loro si sono emozionati, hanno molto tirato fuori un'esibizione straordinaria. Hanno cantato da alla Dio, perfezione. Ma veramente, sì. Questo è stato bellissimo, sì. Questo lo ricordo di più perché proprio perché era proprio la prima uscita mia come presidente. Ufficiale come presidente. Sì. Grazie davvero di cuore, soprattutto per questo ultimo racconto, appunto nell'aver ricordato ai coristi l'importanza di andare a rappresentare l'Italia e l'Abruzzo. E se lo dice una persona, una presidente che ha vissuto quasi tutta la vita in Australia, insomma... È tutto dire. Grazie di cuore, complimenti davvero. Torniamo in sala ad ascoltare altri pezzi della corale Francesco Paolo Tosti di Francavilla al Mare e poi torneremo qui ad ascoltare altri aneddoti con altri protagonisti di questo meraviglioso coro. A dopo.